ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, bentrovati dal Capannino in questo martedì 12 dicembre 2017. È tempo di Serie A1, è tempo di Follonica AFP Giovinazzo. Una buonasera da Enrico Giovannelli, accanto a me come al solito Maurizio Ceccarelli. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Si parte il Follonica, Manini tenta di mettere in mezzo, c'è il tocco con il pattino e purtroppo arriva il rigore, il tiro, il gol. Si sblocca dunque il match con Federico Bagnini che va in rete. Dato Martinez, poi Rodriguez, Martinez, conclusione, gol. Il raddoppio della formazione azzurra. Già appunto non c'è tanto pubblico sia per il match di tre giorni fa che poi appunto per la giornata inclemente. Si impatta, allora la punizione già battuta, Bagnini mette a rimorchio, poi il tiro di Paghi e c'è il gol di Stefano Paghi. La palla ha superato Lanza, siamo sul 3-0, 9 minuti e 3 secondi. Anche Paghi, Paghi che continua comunque a segnare, si sta, e tanto c'è il quarto gol di il 4-0 del Follonica, secondo gol di Lucas Martinez. Sì, dicevo, Paghi si sta riscoprendo cannoniere, insomma. Contropiede, Bagnini, Paghi, ancora Bagnini, gol. La botta di Bagnini sotto l'incrocio in diagonale. Siamo già sul 5-0. I tifosi del Follonica a vedere il Giovinazzo, perché i ricordi sono davvero bellissimi. E intanto ha segnato con il numero 4 Serze Cabella. Qui ci vuole un pochino di enfasi, Maurizio, perché se non vado errato questo è il primo gol in assoluto per il numero 4 Serze Cabella, festeggiato a lungo dunque dai compagni. 6 minuti e 05, Cabella, tasca di Mario Trevisan, cartellino blu proprio ai danni di Angelo Turturro che è andato nell'angolo a intercettare la pallina, è andato poi al contrasto con l'avversario. Alla fine l'arbitro, le finte davanti a Lanza, il tiro, la palla alta. Il match, tanto Fantozzi, Paghi, pallina nel mezzo per Cabella che dopo il primo gol ha trovato la doppietta in Serie A1, Maurizio. Insomma, rimarranno nella memoria queste. Ci ha preso gusto, sì, beh, ha fatto tutto Pablo Saavedra, gli ha messo una pallina che chiedeva solamente di essere spinta in rete, però sì, arrivo. Va bene così, ecco, intanto Paghi, tiro, respinge il portiere, palla sulla traversa e poi gol. Gol di Stefano Paghi o comunque autogol del portiere. Ancora Serze alla tripletta. Eh sì, gol ancora di Cabella perché la pallina si è impennata e poi Cabella l'ha messa nel sacco. Ancora Cabella, passaggio per Martinez e gol. Qui davvero non poteva esimersi il cannoniere del Follonica a mettere nel sacco, quindi 9-0. Ignazio quando gioca una partita simile, intanto il gol ancora di Bagnini. 5 minuti e 55, si libera bene Martinez, alza e schiaccia, gol Lucas Martinez, si è impegnato, ha saltato praticamente tutta la difesa e l'ha messa nel sacco. 11-0, subito spedisce in avanti a cercare Martinez, Bagnini, Bagnini per Fantozzi, il tiro, gol. Questa volta Andrea Fantozzi ha trovato il diagonale giusto. 13 minuti e 03, anche per Fantozzi è un gol, 12-0. E tra l'altro Maurizio, questo è il primo gol stagionale, ma insomma entrare in pista è stato complicato. Ma tanto Sabella, Sabella, e c'è il gol di Serze Cabella che, se non sbaglio conti anche per lui, ha fatto poker. Pinta di Astorino, anzi era stato d'avanzo. Tra l'altro qui l'unica pecca, la posso dire, i numeri del Giovinazzo su queste magliette sono illeggibili, l'oro sul bianco dovrebbero essere un po' più scuri. Intanto arriva un rigore, un rigore, stanno discutendo per 23-46.
va d'avanzo al tiro, palo, è rimasto immobile il portiere, poi al tiro Turturro, nulla da fare. Insomma, possiamo dirlo, è anche un po' sfortunato Giovinazzi. Niente, Astorino ci mette ancora una volta i guantoni. Ma c'è un nuovo rigore, rigore per il Giovinazzo, la caduta a terra in area. Mancano 43 secondi alla fine. Tutto pronto? Va la conclusione, Astorino para ancora. Ci provano ancora, la formazione pugliese in area, il tiro gol! È arrivato il gol del capitano Michele Di Lillo. E Maurizio, ci sono gli applausi convinti e non di scherno, lo voglio sottolineare, del Capannino. Assolutamente convinti, non c'è niente da, non c'è assolutamente da prendere in giro nessuno. No. E allora questo gol di Di Lillo, sono sicuro che gli toccherà pagare, come detto, le bibite e non altro a tutta la squadra. Finisce il match, la vittoria del Follonica per 13-1. Io